Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: nessuno si aspettava che Martina Colombari dicesse queste cose sull'ex collega Manuela Arcuri dopo tutti questi anni. Martina Colombari si è rimessa in gioco di recente partecipando alla trasmissione Pechino Express. Durante quel periodo però le è mancato tantissimo suo marito, Billy Costacurta. Su di lui ha detto: lui mi ha detto che gli siamo mancati tantissimo. Ha detto che la prima settimana era quasi divertente non avere noi due rompicoglioni in giro casa. Io e Achille litighiamo in continuazione. Ci stuzzichiamo e siamo spesso insopportabili. Poi, però, fare colazione da solo, pranzare da solo e cenare da solo gli è pesato. Non so se ci ha trovato cambiati. Lui dice che io mi sottovaluto. Anche se questa Martina competitiva che non voleva mollare se l'aspettava. È contento che siamo tornati alla sesta. In quel momento Achille ha iniziato a subire molto la competizione. Di ritorno dalla competizione, l'ex Miss Italia si è fatta intervistare, rivelando dopo anni la verità sulla presunta rivalità con Manuela Arcuri. Dopo anni la verità su Manuela Arcuri. Ecco cosa ha detto l'attrice. Martina Colombari di recente si è lasciata andare a delle confessioni molto interessanti che non ha mai raccontato prima. Infatti, si è sbottonata su uno dei gossip che ha tenuto molto banco lo scorso decennio, quello della presunta rivalità tra lei e Manuela Arcuri. Entrambe sono state protagoniste della famosa fiction Carabinieri. A quanto pare quelle voci erano estremamente fondate. Infatti, l'attrice ha raccontato: in effetti qualche verità c'era. Eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E Manuela, che comunque adoro, qualche capriccio ce lo faceva scontare. Inoltre, sembra anche che Martina avesse una crush per Jovanotti. Ero una fan accanitissima e negli anni di Ciao Mamma ho assistito a un'incredibile quantità di suoi concerti. Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto. Martina Colombari sull'esperienza a Pechino Express. Negli scorsi mesi abbiamo visto una Martina Colombari in forma e competitiva come non mai durante l'ultima edizione di Pechino Express. Infatti, la donna ha raccontato: oltre alla sorpresa di vedere Achille adattarsi a contesti difficili e scomodi, penso che sia stato interessante permettergli di vedere una madre non così perfetta, ma alle prese con le sue fragilità. Sono riuscita a farmi vedere come un essere umano normale. E credo che fosse fondamentale. Achille ha due genitori che fanno due lavori faticosi. E volevo che capisse che siamo anche noi persone che cadono, si rialzano e faticano. Ha visto sua madre mettercela tutta. Anche se non era certo Federica Pellegrini. Sul figlio ha detto: secondo me è maturato. Ha sempre viaggiato anche da solo, adesso è fuori in Spagna con degli amici. Solo che prima era quello che diceva spesso: non ce la faccio. Adesso, invece, ci prova. Che era quello che volevo io. I ragazzi di oggi non sono sdraiati, ma poco stimolati e poco spinti a fare perché hanno paura di sbagliare. Non dico che si devono buttare, ma ogni tanto un piccolo rischio ci sta. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, more seen another man.
so happy I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just